Allora, tenterò di dare con l'aiuto di qualche grafico, sono 3.500, penso però di proiettarne un po' di meno. Quando arriva il professor Zingales, Ubi Maior, tutti noi ovviamente. Spero di riuscire a fare funzionare questa cosa. Iniziamo, per la storia dell'Unione Bancaria inizia più o meno qua, quando a valle della crisi si comincia ad avere la percezione molto chiara da parte di analisti finanziari di vario ordine e grado che c'è qualcosa che non sta andando bene in Europa. Questo qualcosa erano diverse cose. Il qualcosa che interessa loro è la balcanizzazione finanziaria, cioè il fatto che sostanzialmente i sistemi finanziari si stanno ridisegnando lungo le linee dei confini nazionali, sostanzialmente. E in particolare che i paesi core dell'Europa, Francia e Germania in particolare, non fanno più credito alla periferia. E qui si vede in maniera molto chiara, questo è un documento storico, un documento di Morgan Stanley del 2012, in cui si diceva perché bisognava fare l'unione bancaria. E in effetti, come si vede, è andata, i crediti, diciamo, dopo un picco scendono in maniera precipitosa. La situazione attualmente non è lontanissima da questa e l'unione bancaria l'abbiamo fatta, è già qualche anno che è in essere, ma come si vede la frammentazione non è finita. Questa è la volatilità dei tassi di interesse bancari nei diversi paesi dell'area euro, come si vede ci sono delle differenze molto marcate. E questa è la situazione dei crediti cross border, cioè da una banca che sta in una nazione a un prenditore che sta in un'altra nazione dell'Eurozona, e come si vede il calo è continuato, ora c'è una ripresa abbastanza recente, ma niente di particolarmente significativo. Nel frattempo abbiamo fatto appunto l'unione bancaria, allora ci domandiamo come mai questa cosa ancora non sta funzionando. Perché ancora una volta siamo nel caso di qualcosa che è stato fatto in maniera un po' diversa da quello che serviva. Abbiamo un primo pilastro. L'unione bancaria deve essere composta da tre pilastri. Il primo pilastro è la sorveglianza unica su tutte le banche, virtualmente su tutte le banche europee, a cominciare da quelle più significative. Come vedete c'è una certa asimmetria tra la quota delle banche che sono direttamente sorvegliate da Francoforte e non dalle autorità nazionali. In particolare la Germania ha un numero curiosamente basso, la quota degli attivi bancari sotto diretta supervisione BCE è nel caso della Germania molto più basso che in altri paesi. Il paese che era più avanti, diciamo così, era la Francia, ma l'abbiamo recuperato grazie alla creazione dei due gruppi bancari cooperativi, come si vede dalla barretta più a sinistra. Quindi una simmetria che è il frutto logico di come è stata congegnata la regola. Perché la regola, grazie al fatto che Schäuble minacciò di mettere il veto all'unione bancaria se non fosse stata accolta la soglia minima di 30 miliardi di attivi per essere considerati significant, dunque essere direttamente sorvegliati da Francoforte, ha fatto sì che il sistema bancario tedesco, che come vedremo più avanti è molto più frammentato degli altri, avesse meno banche sorvegliate direttamente da Francoforte. Curiosamente sono le banche che esprimono anche la maggior parte del credito alle imprese tedesche. Secondo pilastro. Il secondo pilastro è quello che noi leghiamo un po' al bail-in, cioè all'introduzione della regola per cui non si possono più fare salvataggi pubblici di banche, se non in condizioni estremamente particolari con molte condizionalità e penalità, se così si può dire. Anche qui abbiamo una sorta di asimmetria, perché questa slide probabilmente già la conoscete, se noi vediamo quello che i vari paesi europei avevano speso per salvare le loro banche prima dell'entrata in vigore di queste norme, ci accorgiamo che c'è una disparità molto notevole
tra gli stati, e in particolare che c'è uno stato abbastanza grande che risponde al nome di Italia, che aveva speso pochissimo per i salvataggi pubblici delle proprie banche. È chiaro che mettere una stessa regola per situazioni molto diverse crea un'ulteriore asimmetria, evidentemente. In questo caso, molto evidentemente, a nostro sfavore. Questo è il secondo pilastro. Si sono fatte, c'è un'idea di un fondo unico di risoluzione, ora non vi sto a tediare con queste cose. In realtà la verità è che non c'è un vero e proprio sostegno assicurativo, e in effetti il terzo pilastro era quello che doveva dare il chiudere il progetto, ossia creare un'assicurazione europea sui depositi, no? Questa era la garanzia, era ovviamente dei tre pilastri quello fondamentale per ridurre la balcanizzazione finanziaria in Europa, perché è chiaro che a quel punto i rischi erano condivisi e ovviamente i capitali potevano fluire molto più liberamente da un paese all'altro. Il terzo pilastro non c'è, perché all'ultimo secondo i paesi si misero d'accordo su imposizione, ancora una volta, della Germania, che cambiò idea praticamente da un giorno all'altro, o così sembrò, per non fare questo fondo, questa assicurazione. Il terzo pilastro che non c'è, e lo vedremo alla fine di questo intervento, ha delle conseguenze molto, molto pesanti. Che cosa è successo? Nel frattempo, ovviamente, l'unione bancaria è andata avanti con queste due gambe, è praticamente un tavolino a due gambe, anziché tre, e con tutto quello che ne consegue in termini di stabilità, diciamo, del tavolino. E in particolare c'è un paese che è stato investito da una vera e propria crisi bancaria quando è partita l'unione bancaria. Questo paese si chiama Italia. E il motivo ha a che fare in parte con l'ingresso di queste nuove regole. Le banche che sono fallite sostanzialmente perché la gente ha portato via i soldi, perché per la prima volta dopo decenni il quadro normativo cambiava e le banche potevano fallire, e quindi al primo rumor di difficoltà, è la classica previsione che si autoavvera, c'è un rischio di liquidità della tua banca, tu avverti che c'è un problema, c'è un rischio di solvibilità, avverti che c'è un problema, il problema si trasforma nel fatto che porti via i depositi, e a quel punto effettivamente la tua banca ha un problema di solvibilità. Questo è quello che è successo nel sistema bancario italiano, però più in generale, non soltanto nelle banche. Questo è un confronto tra, questo è l'andamento delle banche italiane. Abbiamo perso il 35% della capitalizzazione di borsa in 3 mesi e mezzo, tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016. Questo è associato soltanto all'inizio del bail-in? No, è associato anche ad alcune decisioni sbagliate della Commissione relativamente al salvataggio di alcune piccole banche, molto modeste come dimensione. La più famosa, per una serie di motivi, è l'Etruria, al salvataggio della quale la Commissione europea disse no, cioè disse che il Fondo interbancario di tutela dei depositi, che è un fondo costituito tra le banche ed è privato, non ha fondi pubblici, era in realtà un aiuto di Stato. Il governo italiano non si oppose a questa invereconda decisione, che è stata recentemente ribaltata dalla Corte di Giustizia europea, almeno in prima battuta. Ho trovato molto divertente un'intervista all'ex ministro Padoan, al quale fu chiesto: ma perché non vi siete opposti? Perché non avete fatto lo stesso il salvataggio di queste quattro banche che hanno poi innescato un effetto domino? La sua risposta è: chi dice questo non conosce i mercati finanziari. E lui li conosceva così bene che ha, con questa scelta, consentito appunto che succedesse quello che vi faccio vedere, cioè un crollo dei valori di borsa, e dove sono stati bruciati, come si usa dire in gergo che non ha molto senso, comunque decine di miliardi in pochi mesi. In altre parole, è precisamente la nostra paura dei mercati, in questo come in molti altri casi negli ultimi anni, che ha innescato la furia dei mercati.
Può sembrare un paradosso, ma a mio giudizio non dovrebbe essere considerato tale. C'è un ulteriore problema, cioè come ha funzionato concretamente la vigilanza europea. La vigilanza europea ha funzionato in maniera, ancora una volta, scusate se uso questo termine che richiama la nostra associazione così spesso, ulteriori asimmetrie. La prima asimmetria che vediamo, la vediamo in questo grafico, ed è l'impatto sul capitale per le correzioni che sono state richieste nel 2014 dall'Asset Quality Review. L'Asset Quality Review è una revisione, cioè un esame dei conti delle banche che ti dice quanto capitale devi aggiungere per una serie di motivi. Come si vede, la gran parte delle correzioni, non soltanto nel caso italiano, ma nel caso italiano è abbastanza chiaro l'effetto, riguardano il credito. Pochissime correzioni hanno a che fare con problemi legati alle attività finanziarie. Cosa significa questo? Significa che il vigilante europeo ha guardato solo il credito, solo il rischio di credito, e non ha guardato, o ha guardato in misura assolutamente insufficiente, il rischio di mercato, cioè le attività finanziarie fatte dalle banche. In Italia le banche sono più legate al credito che in altri paesi, e quindi l'effetto per noi è stato particolarmente violento. Ma ha senso questo? Cioè, ha senso non guardare al rischio di mercato? Ovviamente no. O meglio, ha senso se noi vogliamo tutelare i sistemi di alcuni paesi a scapito di altri. I sistemi in particolare di Germania e di Francia, che come vedete avevano derivati a fine 2017 in bilancio in percentuale ampiamente superiori al 10% dell'attivo. Siamo addirittura più o meno al 20% in entrambi i casi. Come vedete l'Italia sta molto al di sotto di questo. L'incidenza dei derivati attivi, dei derivati sugli attivi nelle principali banche europee, come vedete c'è un miglioramento tra 2016 e 2017, però come vedete al primo posto ci sono delle banche, c'è una banca in particolare che è stata agli onori della cronaca più volte, che si chiama Deutsche Bank, ma come vedete sono molte altre, la prima banca italiana arriva dopo molto tempo, è praticamente quasi in fondo alla classifica. Per cui evidentemente c'è una discrasia tra la regolamentazione, o meglio tra la vigilanza e quello che è l'effettivo rischio. Level 2 e level 3 assets sono attivi finanziari, in particolare i derivati in senso proprio sono i level 3, ma anche i level 2 sono dei attivi finanziari che non sono valutati al valore di mercato, insomma, costantemente, per cui c'è un punto interrogativo sul loro effettivo valore. Come vedete è fortissima l'incidenza ancora sino al 2017 presso molte banche europee. Rispetto a questo la vigilanza a livello europeo non sta facendo nulla. Il tema è stato sollevato anche da una persona che sta entrando nel board della BCE, per cui ci auguriamo che porti queste sensate istanze anche entro quel board, ossia il dottor Panetta. Siete in grado di leggere molto, molto bene quello che lui dice. Queste attività ammontavano a fine 2016 complessivamente a 6.800 miliardi di euro, le attività finanziate di livello 2 e di livello 3, che è un valore 12 volte superiore a quello dei crediti deteriorati non delle banche italiane ma di tutte le banche dell'area euro. Si tratta di rischi, lui aggiungeva, che non sarebbe lungimirante sottovalutare, sinora sono stati poco lungimirantemente sottovalutati anche dopo questa dichiarazione. Si potrebbe andare avanti con cose di questo genere, comunque il rischio sistemico delle banche europee vede ancora una volta al primo posto banche che non sono italiane. Vi evito queste cose orribili, ma vediamo cosa è successo. Invece in Italia, come sapete, c'è stato un impulso molto forte alla riduzione degli NPLs, cioè dei crediti deteriorati. Questo ha comportato una cosa importante, cioè un effettivo rafforzamento patrimoniale delle banche italiane, qui lo vedete.
assieme a diciamo un de-risking, cioè sono diminuite gli attivi soppesati per il rischio, che sono la lineetta gialla, sono diminuiti in questi anni in maniera abbastanza chiara. Qui si va sino al settembre del 2018, se noi aggiungessimo un anno vedremo che questa linea gialla è andata ancora più in basso, poi dirò qualcosa anche sulle cifre. Tutto bene? Non proprio, perché questo è stato fatto al prezzo della diminuzione del credito all'economia, e qui vedete la linea di questo, quello che ci dice, insomma, il totale attivo è la linea rossa, gli attivi soppesati per il rischio sono la gialla, e i prestiti lordi, che sono in bonus alla clientela, come vedete partono da 100 e si attestano poco sopra i 90, il che significa una riduzione percentuale di diverse decine di miliardi di euro, e una riduzione in termini assoluti. Quello che è successo un processo di concentrazione in Italia e altrove. Come vedete i dipendenti sono molto diminuiti, addirittura su scala europea stiamo parlando di meno 383.000 dipendenti rispetto ai massimi. In Italia la riduzione è molto marcata, stiamo parlando di meno 70.000 dipendenti. Le banche attive sono molto diminuite, questo è un grafico che però richiede una precisazione. Le banche italiane sono sovrastimate perché vengono considerate ancora tutte le banche di credito cooperativo, che invece si sono associate in due gruppi, per cui la vera cifra per quanto riguarda le banche italiane non dovrebbe essere 492, ma un po' più di 150 o una cosa di questo genere. Questa è la situazione attuale. La concentrazione del sistema è aumentata in tutti i paesi, in maniera molto significativa in Spagna, ma in maniera assolutamente marcata in Italia. Si sta andando verso un modello di che tipo? Verso un modello che tiene conto di una cosa di cui una volta parlavamo, ma che ormai ci siamo quasi dimenticati. Lo spread di cui noi parliamo oggi è lo spread, è la differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato di un paese e quelli benchmark, cioè il decennale tedesco essenzialmente. Ma lo spread che noi tutti conoscevamo sino a qualche anno fa era una cosa un po' diversa, soprattutto in banca, era lo spread tra i tassi attivi e i tassi passivi. Cioè le banche facevano i soldi sostanzialmente prendendo raccolta dalla clientela determinati tassi e prestandoli a tassi ampiamente superiori. Allora, se voi vedete l'andamento dei tassi sui depositi dell'area euro, l'Italia è la linea rosa, vedete che l'andamento è questo, e i tassi sugli impieghi sono ovviamente più alti, ma in misura non molto significativa. Allora, in questi due grafici è contenuto un problema, un enorme mal di testa per tutte le banche, in particolare quelle che fanno credito, perché su questa base le banche non riescono a fare utili sostanzialmente, nel senso che il margine di interesse è basso e il margine di intermediazione è basso. Per questo si sta, perché è parte del problema? Perché è parte di una tendenza, cioè concorre a una tendenza, un pezzo della quale l'abbiamo vista prima in come è organizzata la vigilanza a livello europeo, che ti dice tu devi fare meno credito e devi fare più finanza. Devi fare meno credito e devi fare più commissioni da servizi. Cioè, praticamente c'è un riorientamento di un sistema che finisce per essere molto lontano da quello a cui eravamo abituati, almeno in questo paese. E questo è un problema piuttosto serio. Questa cosa sta già succedendo, i crediti alle famiglie sono aumentati, essenzialmente mutui per la casa, ma i crediti alle imprese, come vedete, negli ultimi 12 mesi sono scesi di altri 17 miliardi di euro. Gli altri dati sono anche sì, piuttosto importanti, le obbligazioni bancarie praticamente non esistono più o quasi,
che era invece uno strumento di raccolta molto, molto adoperato. Ma veniamo un po' alla fine. E parliamo di un signore che attualmente è presidente di Telecom, ma che sino a qualche tempo fa era direttore generale della Banca d'Italia. Un ulteriore interessante caso di revolving doors, se vogliamo, ma è un tema che non ci riguarda in questo caso. Ci riguardano invece delle affermazioni abbastanza pesanti e abbastanza corrette che Salvatore Rossi ha proposto ai suoi uditori in un paio di occasioni. Il problema è il terzo pilastro che non c'è. Perché questo è un problema? Lo dice lui in maniera molto, molto chiara. L'Unione Bancaria, a dispetto del suo nome, solo negli enunciati punta a integrare il mercato bancario in Europa. In realtà serve di fatto a difendere le banche di alcuni paesi dai problemi delle banche di altri, cioè esattamente il contrario a cui doveva servire l'Unione Bancaria, ovviamente. In questo senso non è un avanzamento sulla strada della sovranazionalità, che a lui piace, a me un po' meno, ma è un arretramento. E però questo tipo di arretramento non può piacere a nessuno di noi. La seconda affermazione, da un'altra sede, sempre lo stesso autore, e qui si entra un pochino più nello specifico e si dice: in sostanza le banche sono divenute europee solo in un senso, ovvero in quanto vigilate e sottoposte a risoluzione, cioè possono essere messe in liquidazione sostanzialmente a livello europeo. Il circolo vizioso tra settore bancario ed emittenti sovrani, cioè i titoli di Stato emessi dai governi, non è stato spezzato. Tuttavia, attenzione a questo passaggio, alle banche è stata imposta una camicia di forza volta a garantire che, in caso di fuga dai titoli di Stato emessi da un sovrano, le banche di quel paese non verranno salvate dai contribuenti di quello stesso paese o di altri paesi. In termini ancora più espliciti, a un contribuente tedesco non si potrà mai chiedere di finanziare il salvataggio di una banca italiana in crisi per il peso nel proprio bilancio dei titoli di Stato italiani in rapida discesa sui mercati. In caso simile, sarebbero i creditori della banca prevalentemente italiana a farsene carico. Questa cosa sembra astratta, ma se voi ricordate quello che è successo l'anno scorso, in due occasioni, a maggio e poi a settembre, avete un quadro abbastanza chiaro. Lo spread, quello di tipo nuovo, non quello di tipo vecchio, si è alzato e subito le banche italiane sono entrate nel panico, esattamente per questo motivo. Allora, volendo essere un po' cattivi, ma a volte è un esercizio utile, diciamo, potremmo dire che l'essenza dell'unione bancaria ad oggi, essendoci due pilastri su tre, non è quella di ridurre la frammentazione finanziaria in Europa, ma è forse quella di prendere in ostaggio le banche di un paese e renderlo più condizionabile. Non è forse questa l'intenzione che presiede a tutto il meccanismo? Sicuramente questo è stato uno degli effetti. Credo di poter terminare su questo. Grazie. Allora, ho detto che i nostri panelist non hanno bisogno di presentazioni, ma non vorrei neanche esagerare ed essere scortese, anche perché vedo qui molti giovani. Siccome prima abbiamo evocato il fatto che una volta non c'era il MEF, ma c'erano quattro ministeri economici, questo mi dà il destro per ricordare che Rainer Masera, che attualmente è professore ordinario di politica economica presso l'Università Guglielmo Marconi e è anche preside della relativa facoltà di economia, ha una carriera lunghissima nelle più prestigiose istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, ha cominciato, o comunque una delle sue prime esperienze significative è stata nella Banca dei Regolamenti Internazionali,
fra il 71 e il 75, un periodo piuttosto interessante, suppongo, da vivere da un osservatorio di quel tipo. Poi dal 75 all'88 è stato in Banca d'Italia, dove fra l'altro è stato capo del servizio studi, quindi ha prodotto ricerca della quale qua ci siamo nutriti in tanti, in particolare anch'io, per i suoi lavori sullo stato della finanza pubblica italiana. Io nel 93 feci la mia tesi di dottorato sulla sostenibilità del debito pubblico e quindi necessariamente dovetti passare dai lavori del professor Masera, ma poi dopo una serie di altre esperienze in istituzioni bancarie private, che non nomino perché sennò magari è pubblicità occulta e alcune non ci sono più, ma insomma per motivi indipendenti ovviamente dall'operato del professore, è stato anche ministro appunto del bilancio e della programmazione economica, quando non c'era un dipartimento della ragioneria ma quando c'era invece un ministero del bilancio. Uno dei suoi ultimi lavori è quello sulle community banks e banche di territorio, che altresì ho letto con molto piacere, e gli do immediatamente la parola per la sua relazione, ringraziandolo molto per aver accettato il nostro invito a questo convegno. Ho sicuramente dimenticato qualcosa, ma insomma, no. Quello che c'è è già molto. Altrimenti non avrei avuto tempo di parlare, quindi ti ringrazio. Appunto. Ringrazio Claudio Borghi e te per questo invito, che era partito come invito esattamente a presentare il mio volume, quindi non ho delle slides, ancorché ne abbia diverse a disposizione, anche perché mi sono permesso di mettere a disposizione un certo numero di copie, ma qui vengo al secondo ringraziamento, che è all'audience, è la prima volta che partecipo a queste riunioni e devo dire che il ringraziamento principale, se posso, va a coloro che sono seduti e che ieri e oggi con grande attenzione e evidentemente con grande competenza seguono i lavori. Quindi grazie a tutti per questa occasione di incontro. Mi sia consentito di entrare in medias res, ma attraverso quello che potrebbe apparire un detour, ma sono convinto che non lo sia. In primo luogo, non mi permetto certo di proporre considerazioni che siano diverse da quelle che tu ci hai portato all'attenzione, ma vorrei sottolineare due punti fondamentali. Uno, che la politica monetaria e la politica di regolazione delle banche sono intrinsecamente connesse. In particolare tutto l'impianto di regolazione che c'è oggi, che è basato sul capitale delle banche, ha delle strette attinenze sul modo di operare delle banche e quindi c'è uno stretto intreccio. A volte mi ero permesso di dire che quello che Draghi faceva la mattina in termini di politica monetaria espansiva, l'SSM, cioè i regolatori interni, poi disfacevano la notte con una sorta di tela di Penelope, perché è inutile fare politica monetaria espansiva se poi si mettono sempre più vincoli sulle banche che non riescono a far credito. Prima considerazione. Seconda considerazione, ma lo riprendo perché è stato posto in evidenza, la politica monetaria, quando arriva a tassi di interesse negativi, ha un effetto estremamente significativo sulla morfologia e sul modo di operare delle banche, piaccia o non piaccia. Può darsi che i tassi di interesse negativi abbiano, e senz'altro tassi di interesse negativi no, ma può darsi che questa politica monetaria estremamente espansiva abbia salvato l'euro, ma proseguire e anticipare che fino, perché ormai non si parla più di termine, di questa politica monetaria con tassi di interesse negativi, beh, questo ha delle forti conseguenze sul modo di operare delle banche e determina quindi dei sintomi profondi di tensione nel sistema.
Fatte queste promesse, consentitemi di riprendere un po' le considerazioni che ieri sono state fatte, che possono apparire dei massimi sistemi, ma non lo sono. Io vi vorrei parlare di proporzionalità, perché questo è il tema, e di interpretazione della proporzionalità che è stata fatta dalla Commissione europea. Diversamente da quanto è avvenuto negli Stati Uniti, e spiegherò perché negli Stati Uniti le cose sono andate e sono stanno andando diversamente. Notate bene, la politica monetaria è stata espansiva al di qua e al di là dell'Atlantico, però parlando molte volte con gli amici della Fed, essi hanno sempre indicato che vedevano il crinale dei tassi di interesse negativi come un crinale difficilmente superabile, nonostante quello che Trump suggeriva, perché appunto avrebbe messo in discussione il modo di operare del sistema bancario e in particolare delle piccole banche. Allora, noi abbiamo questo principio di proporzionalità, è un principio di proporzionalità estremamente significativo, nasce addirittura con Federico II, re di Prussia, e come criterio generale di applicazione delle pene. Cioè, evidentemente, il re prussiano, che aveva delle regole molto rigide anche sotto il profilo penale, però si era reso conto che occorreva graduare poi le implicazioni di queste pene a quelle che erano le effettive colpe dei cittadini. Faccio un salto, vengo in avanti, per dire che questo principio è stato poi adottato in Germania, piaccia o non piaccia la Germania, non sta a me discuterne, però in termini di analisi costi-benefici della regolazione complessiva, in particolare del Parlamento, cioè il Parlamento tedesco e anche evidentemente quelli dei Länder soggiacciono a un'attenta analisi costi-benefici della loro attività legislativa. Producono senz'altro molte meno leggi dell'ordine 1 a 10, molte meno leggi del nostro Parlamento e apparentemente con costi inferiori soprattutto se si vanno a sommare a quelli delle regioni italiane, cioè sono la dimostrazione di un sistema che poggia sul pilastro dello Stato centrale, poggia sui Länder, ma in base proprio al principio di proporzionalità è riuscito a ridurre le spese di funzionamento della macchina pubblica. Questo stesso sistema non si chiama proporzionalità, ma si chiama sostanzialmente il sistema di costi-benefici, è applicato anche dagli Stati Uniti. Negli Stati Uniti James Madison, che è il padre della Costituzione americana, che si rifà a Montesquieu che è stato il primo a definire il popolo come sovrano, lo introduce e questo principio è alla base della Costituzione americana. In Europa cosa succede? In Europa sono tre i principi che sono alla base, principi cardine. Principio di attribuzione, principio di sussidiarietà e principio di proporzionalità. Quel principio di proporzionalità è quello di cui abbiamo tanto parlato, di cui vi voglio parlare, e il principio di proporzionalità sostanzialmente che cosa dice? Dice che il contenuto e le forme dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Un'addizione minimalista che in realtà poi diventa minimalismo nella applicazione del principio di proporzionalità. Viceversa, il principio di attribuzione è fondamentale. Il principio di attribuzione che cosa dice? L'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite, e questo va bene, e nell'ambito degli obiettivi per realizzare i compiti che le sono affidati. Abbiamo scoperto ieri che qualcuno dice che tutte queste cose hanno una base costituzionale relativamente debole. Io non sto parlando di questo, sto parlando però del fatto che oggi queste regole le dobbiamo
applicare, e queste regole sono cogenti e hanno un primato, piaccia o non piaccia quello che è stato detto ieri, hanno un primato nel senso che una banca italiana non può fare a meno di applicare, di non applicare queste regole. Allora, uno dei principi cardine ai quali ieri è stato fatto riferimento è la questione della concorrenza o della competizione. Qualcuno ha detto che forse si è esagerato ieri nell'attribuire questo principio della concorrenza, che è diventato un principio cardine del modo di funzionare dell'Unione Europea, e avrebbe, secondo quello che è stato detto ieri, addirittura coartato i rapporti fra lavoro, capitale e con conseguenze macroeconomiche molto, molto rilevanti. Ma è ben evidente che la questione della competizione fra paesi, fra operatori dei paesi, non poteva essere affidata ai singoli paesi, perché i singoli paesi per definizione non sarebbero in grado di scegliere le forme più appropriate. Se si dicesse alla Francia di considerare quali sono le formule più appropriate per evitare una concorrenza sleale di altri paesi, applicherebbe le proprie regole del gioco. E allora che cosa voglio dire? Sto dicendo che la questione della competizione, che ha valenza enorme, come abbiamo visto ieri, è stata pedissequamente data, fra virgolette, in appalto alla Commissione europea, e nessuno ha avuto il coraggio di mettere in discussione queste implicazioni. Certo, poi si è visto addirittura il caso Tercas, che è stato ricordato, un errore gravissimo che molti di noi avevano sottolineato fin dall'inizio e che la stessa Corte di Giustizia ha per ora sanzionato. Ecco, una premessa forse lunga, ma sostanzialmente vi vorrei leggere quello che la Commissione europea ha detto qualche anno fa nell'applicazione delle regole di Basilea. Le regole di Basilea, cioè le regole che impongono dei coefficienti minimi di capitale ponderato, regole estremamente complesse e molto discutibili, sono delle regole che erano state definite a Basilea tanti anni fa, ma fondamentalmente per le grandi banche internazionali, per avere un level playing field per appunto queste banche che operano simultaneamente su tutti i mercati. Mai si era inteso a Basilea affermare che queste regole dovessero valere per tutte le banche. E in effetti negli Stati Uniti, e qui vengo al dunque, non sono mai state applicate al sistema, a tutto il sistema bancario, ma soltanto alle grandi banche. Solo per darvi qualche numero, chi volesse, il mio libricino è qui, è anche stato scritto in inglese e tedesco per i motivi che adesso illustrerò. Sto già parlando del fatto che negli Stati Uniti queste affermazioni sono affermazioni che appaiono relativamente scontate. Il principio di non applicare queste regole estremamente complesse a tutte le banche è un principio cardine del modo di funzionare del sistema bancario americano. È stato posto in essere prima della grande crisi finanziaria, ma subito dopo il Dodd-Frank Act del 2010 ne ha tratto tutte le conseguenze e ha sostanzialmente definito negli Stati Uniti una legislazione di regolazione ben diversa da quella europea, in cui, vi do i numeri, ci sono 50 banche, grandi banche negli Stati Uniti, ce ne sono oltre 5.000 cosiddette community banks. Le community banks hanno avuto delle regole, senz'altro, non è che sono prive di regole, ma regole relativamente semplificate in modo da evitare di essere progressivamente portate fuori dal mercato. Perché? Perché i costi di compliance, che sono sostanzialmente costi fissi a delle regole estremamente complicate, evidentemente pesano in rapporto all'attivo, in rapporto al numero di personale, molto di più per una piccola media banca rispetto a una grande banca. Invece in Europa si è deciso che mentre
appunto i coefficienti di Basilea sono applicati internazionalmente soltanto alle banche, alle grandi banche internazionali, nell'Unione Europea, lo dicono, lo ammettono, è stata applicata a tutte le banche. Questo è stato necessario perché le banche autorizzate in un paese possono fornire i loro servizi anche in altri paesi. Ma voi immaginate la banca Tercas che contava lo 0,01 degli asset europei, che andava a fare concorrenza a livello europeo? Esatto. Assolutamente no. E molti di noi questo lo hanno detto. È concepibile questo? Questa è una distorsione regolamentare che nasce da una cattiva interpretazione dell'economia, perché è ben evidente che non si viola la concorrenza andando a mettere regole uguali. Anzi, quello che succede è che le regole uguali per tutti coartano la concorrenza, impediscono la concorrenza, portano rapidamente, più o meno rapidamente, fuori dal mercato le piccole e medie banche, che sopportano dei costi estremamente rilevanti. Poi molti di voi lo sapranno, lo conoscono, perché parlando con queste banche si dice: ma noi ormai sia il consiglio di amministrazione sia il personale migliore lo dobbiamo destinare alla compliance di tutte queste regole. Negli Stati Uniti questo non è avvenuto e non avviene. Mi farebbe piacere, se lo trovo, ma per indicare l'attenzione ben diversa che c'è a queste problematiche, leggervi quello che la responsabile Yelena McWilliams dell'FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, ha detto qualche settimana fa. Ha detto sostanzialmente: al marzo di quest'anno ci sono circa 5.000 community banks negli Stati Uniti. Di queste 5.000 community banks, il tasso di crescita degli impieghi è stato 6,6%, superiore a quello delle grandi banche. La redditività di queste banche è stata superiore a quella delle grandi banche. Allora, questa tesi che passa alla common wisdom, che è pericolosa, le grandi banche sono, bisogna avere banche più grandi perché sono più stabili, perché sono più efficienti, perché sono più redditizie, non voglio dare un giudizio, dico soltanto che andando a studiare attentamente un paese come gli Stati Uniti questo non avviene. E non è che ho preso Malta, con tutto il rispetto, ma ho preso gli Stati Uniti che sono un paese caratterizzato da grandi imprese efficienti, quindi da un contesto molto complesso dell'articolazione industriale e produttiva del paese. E lei queste cose dice: io come presidente dell'FDIC sto andando e passo parte del mio tempo ad andare a visitare le banche di comunità nei vari stati per rendermi conto delle problematiche, delle difficoltà, ma anche delle potenzialità. E questo il presidente della BCE, a me risulta che non lo abbia mai né detto né tantomeno fatto. Un piccolo aggancio per cercare di collegare quelli che potrebbero apparire temi slegati. Ci è stato appena detto che l'unione bancaria manca del terzo pilastro. Lo hai detto tu, per dire la verità lo ha detto anche il governatore della Banca d'Italia. In tempi non sospetti anch'io ho spiegato tutte queste belle cose. Perché? Perché manca fondamentalmente un'assicurazione dei depositi. E quindi se una banca entra in difficoltà deve essere salvata dalle altre banche del sistema, perché il sistema in Europa non è funded. Allora, negli Stati Uniti l'FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, nata alla fine della Grande Depressione, ci ha stampigliato agenzia che opera per il Tesoro americano. Tutti gli interventi sono pienamente garantiti dallo Stato federale americano. E questo evidentemente dà una solidità al sistema. L'assicurazione sui depositi negli Stati Uniti è stata portata a $250.000.
con regole relativamente semplici e articolate, quindi dà una grande solidità al sistema americano in cui alla fine c'è, ripeto, la piena garanzia del Tesoro americano e quindi degli Stati Uniti d'America nel loro complesso. Qui da noi questo non c'è. Questo spiega anche un'altra cosa. Se le banche sono imprese, e tutti noi siamo d'accordo, l'abbiamo scritto, se le banche sono imprese, le banche dovrebbero soggiacere alle leggi del mercato, conformi e opportune, perché ci sono esternalità, ma fondamentalmente essere in grado di entrare, ma anche di uscire dal mercato se ciò è necessario. Ecco, vi posso assicurare che l'FDIC in questo senso opera e lo fa con un'estrema efficienza e efficacia, in parte perché ha dietro questa piena garanzia, questo terzo pilastro che da noi non c'è. Ancora su questi elementi, questa mancanza di proporzionalità evidentemente sta erode progressivamente il sistema delle piccole banche in Europa. Chi resiste, l'abbiamo visto, c'è piena coerenza, resiste la Germania e in parte l'Austria. Germania e Austria, e qui vengo a quelle che sono le tematiche forse più delicate, Germania e Austria evidentemente pensano che l'intreccio fra la piccola media impresa e la piccola media banca non sia un intreccio del passato, non siano relitti del passato, occorre rinnovarli, reinventarli, trovare forme nuove, ma continuano a essere uno dei perni del sistema economico e finanziario, ripeto, degli Stati Uniti e anche evidentemente della Germania. Uno dei meccanismi, ed è stato prima, tu lo hai indicato, è proprio l'Institutional Protection System, l'IPS, che collega queste piccole banche, consente di avere economie di scala e di scopo, consente di avere delle forme di aggregazione soffice senza portare al grande gruppo. E quindi in Germania proseguono in questo senso e noi in Italia peraltro abbiamo il terzo gruppo cooperativo, quello della provincia di Bolzano, che ha adottato questo modello. Anche in questo caso, è stato detto precedentemente, il meccanismo IPS è venuto meno sia per qualche difficoltà interna, Banca d'Italia lo aveva applicato, ma fondamentalmente per quella sentenza Tercas che considerava queste forme di IPS violassero la concorrenza. Ed è la sentenza che la Corte europea. Quindi il combinato disposto di questi elementi sta determinando delle forti difficoltà, e quindi c'è forse un ossimoro in quello, è una predica inutile quella che sto facendo. Io spero di no, perché ci sono ancora dei tempi e degli spazi di manovra. Occorre peraltro affrontare quelli che sono i due temi fondamentali. Uno, l'innovazione tecnologica e le piccole banche possono convivere, possono trovare delle forme di attivazione di processi sinergici. Mi riferisco nuovamente agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, e non soltanto, anche l'attuale presidente della Riserva Federale, che ha fatto degli studi estremamente attenti, guarda caso, sulle piccole e medie banche, ha sostenuto che questo è possibile. Anzi, paradossalmente, egli dice, sono le grandissime banche che forse devono temere di più da questa innovazione che può essere dirompente, il sistema dei pagamenti, eccetera. Le piccole e medie banche, se trovano forme opportune di collaborazione, possono trovare nell'innovazione tecnologica, nel fintech, una forma di ridurre i costi e di attivare la loro capacità di sostenere il sistema. Ultima considerazione, ce ne sarebbero tante, ma altrimenti non leggete il mio libricino, è quella di portare alla vostra attenzione la questione delle piccole e medie imprese. Sono le piccole e medie imprese anche di nuovo un relitto del passato che deve uscire dal mercato per far spazio a imprese medio-grandi?
Io sono convinto che queste sono questioni che devono essere lasciate al mercato. È molto difficile se, con tutto il rispetto, il legislatore o le autorità dovessero decidere. Queste sono scelte che il mercato deve essere in grado di fare. Un mercato naturalmente sorretto da opportune regole. Ma anche in questo caso le piccole imprese non possono sopravvivere presumibilmente da sole. Ma c'è ampia evidenza per tutti i paesi dell'area OCSE, dall'Australia al Brasile, che sono possibili forme di integrazione in cui in Italia, che conosciamo molto bene, i gruppi di imprese che riescono al loro interno, mantenendo una realtà relativamente ridotta sotto il profilo della dimensione, però a creare sinergie e diventare grandi operatori. Poi alcune di queste evidentemente possono e devono e dovrebbero crescere e diventare imprese multinazionali. Per chi come me, tra le altre cose, è cavaliere del lavoro, fa piacere vedere che queste realtà che sto descrivendo sono le realtà che si vedono tutti i giorni. Una volta l'anno, per dire la verità, perché ci sono 25 premiati una volta l'anno, ma si vede che piccole e medie imprese sono cresciute, stanno crescendo, possono trovare delle forme di integrazione. Chiudo con una provocazione al legislatore. Tutto il sistema di regolazione delle banche, ma anche delle compagnie di assicurazione, si regge su questo mantra: il dogma ci vuole capitale, più capitale, più capitale. Si impone più capitale anche alle banche che hanno una redditività relativamente bassa, dopodiché si mette in essere un loop vizioso, perché le banche non riescono a trovare il capitale, il prezzo scende e finiscono col fare meno credito, ma se fanno meno credito le imprese ne soffrono e quindi prima o poi anche le banche. E se ci fosse, come io temo e come è stato detto, una nuova recessione dietro l'angolo, beh, tutte queste cose che sto dicendo possono diventare improvvisamente, nuovamente, molto, molto rilevanti. Ma la provocazione è la seguente, anzi è duplice sotto certi versi. Prima di tutto perché questo capitale deve essere sempre solo imposto alle banche e non anche suggerito alle imprese di ricapitalizzarsi. In fondo è un sistema che la stessa Unione Europea prevede, salvo poi disapplicarlo. Cioè ci dovrebbe essere una maggiore capitalizzazione anche del sistema delle imprese, proprio per evitare quegli eccessi di leva di cui si è parlato. Invece adesso c'è un duplice incentivo ad andare sul debito, tassi di interesse negativi e poi il solito vantaggio fiscale, per cui i dividendi evidentemente hanno un trattamento inferiore. L'ultima questione è quella del rapporto, e di nuovo e chiudo perché è la proporzionalità. Proporzionalità fra banche secondo me è fondamentale, perché altrimenti si distrugge il tessuto delle medie banche, si creano troppe banche di medie dimensioni, se entrano in crisi, siccome hanno un footprint sistemico, creeranno dei problemi. Ma questo è esaltato dal fatto che non c'è proporzionalità fra banche e shadow banks, fra banche, shadow banks in particolare operanti nel settore della liquidità. Il governatore della Banca d'Inghilterra poco tempo fa, l'Inghilterra sta uscendo, ma ha osato dire, dice: qui io sono molto preoccupato perché ci sono molti fondi di liquidità che incominciano a essere illiquidi. Cominciano a essere liquidi. Perché? Ma perché le regole, che continuano a essere sempre più cogenti, sempre più rilevanti per le banche, che verranno a essere un gruppo circoscritto di operatori, non si applicano a questi operatori del settore dello shadow banking, e quindi le difficoltà possono essere esaltate da questo settore. La Riserva Federale è intervenuta nei giorni scorsi con interventi espansivi. Per chi conosca un po' le questioni, almeno io credo di conoscerle, il punto non è stato quello di sostenere l'economia. Il punto è stato che si stavano manifestando dei chiari segnali di illiquidità all'interno dello shadow banking, e quindi è dovuta intervenire ponendosi come controparte di cosiddetti tripartite repos, che
non avevano più una controparte e quindi potevano ingenerare una crisi di liquidità. Ecco quindi che il sistema della proporzionalità assume una valenza estremamente significativa, non solo fra banche al loro interno, fra banche e non banche. Le regole devono essere relativamente semplici, secondo me, per tutti, ma in particolare per le piccole e medie banche, perché se questo segmento, che deve essere naturalmente ben gestito, esce dal mercato, anche le piccole e medie imprese, da cui nasceranno poi auspicabilmente grandi imprese, ne soffrirebbe e quindi ci troveremmo con un impoverimento generale del sistema e delle sue capacità di crescita. Poi le politiche più appropriate per far riprendere questo, se ne è parlato, se ne parlerà un'altra volta, ma questo è un tassello sul quale io credo vada la pena di soffermare l'attenzione. Grazie.